Finisce il resto, finisce. Come state? Come state? Ma sei ritornato come tua madre con la No. Sai cosa faceva Salmo prima del rap? Hardcore. No? C'ha il punk hardcore. Come? Leva l'hardcore, resta? Hardpan. Sigla! Mi batemi su cazzo, un felice regresso a tutti voi dagli Arcade Boys. Oh. Erano gli Omini Verdi. Adesso tra un po' cercheremo di Fai schifo la merda. Non so come ho fatto. Mi sono proprio... Stai cadendo a pezzi. Allora, siccome dobbiamo diventare family friendly, Non potremo più dire pezzi. No, di quelle famiglie medio borghesi che fanno tutti quelli, noi siamo comunisti, siamo quelli bravi, però dobbiamo fare gli immigranti, viva la libertà, però nel mio quartiere non li voglio. Avremo una sigla un po' più family friendly. Questa resterà su questi episodi vecchi, con buona pace degli Omini Verdi. Appena si svegliano quelle altre, ci fanno la sigla. Bravia. Family friendly, anche fem friendly, perché saranno delle ragazze a farci la sigla, che però non rappano. Quindi, raga, questo mondo mi sta stretto. Io ve lo butto lì. Questo è sotto il costante pericolo di una guerra atomica che ci annienterà. Andiamo a sentire Salmo. Salmo. Allora, 90 minuti è il primo pezzo, anzi, il secondo dura 90 pezzo. Minuti? No, 90 minuti è il secondo pezzo che esce di questo disco, che arriverà tra poco. Che è il tempo di una partita di calcio. Non lo so. Ti piace al caccia, Salmo? Boh, non so, ho fatto una citazione al caccio. Se ti piace il caccio. Chissà se a lui va... Nelle notti brave. Qua, insieme a Enigma, che gli piace il caccio. Sai che gioca a caccetto. Ah, gioca a caccetto. Sì. Vabbè, la canzone è 90 minuti e uscì con uno spoiler del disco in una traccia troll su YouTube che si chiama 90 minuti della lunghissima, e poi non diceva una minchia. Il pezzo nella prima sera ha superato il 1 milione di visualizzazioni. Perché Salmo è il diavolo. Tant'è che si è vantato di questo su Instagram, su Twitter, sui social. Vabbè, comunque. Come fanno tutti quanti. Vabbè, ma però... Charlie Charles si è risentito. Cosa ha detto? Anche io ho fatto una traccia ed ho superato il milioncino la prima notte. Peccato che sulla traccia era la traccia di Bimbi, dove all'interno c'era una sfera, Izzy, Cazzi, Mazzi e Tedu. E sei caccato la tigre lì. Bellissimo. Detto questo, poi l'hanno buttata un po' così a minchia, no? Ha detto, ma sì, era per dire comunque complimenti, bello il pezzo. Ma poi guarda che pure il signorino fa, però non è che vuol dire che fa roba bella. Per dire, quindi vediamo se è bella la roba. Puoi chiudere la finestra? Perché mi sento dei rumori di fuori. E beh, la gente comune che vive. Cammina la gente. Sì. Senti, motorini. Andiamo a ascoltare il pezzo, perché il video è ancora non uscito, non credo uscirà. 90 minuti, Salmo. Ma c'è il testo da leggere mentre sentiamo? Sì, ma non lo metto. Che è in italiano, vai. Almeno quello, le parole le scandisce questo. Vai! Cos'è, il pop? È pazzo? È semplicemente un campione. Ti ricordi quando il rap iniziava da campione? Però è solo un campione. Il pep! E niente, lo comincio a dire. Senza rancore. 20-40. L'Italia rammazzate, baciare gli anelli di mani mozzate, disoccupati come un déjà vu. Cioè, che ci chiedete di comodi, molto simile. Questa cantata. Bella, bella, cazzo. Tornato al core. Poco di levo la scorta. Informazione sangue, non dono i porti. Rubavi i soldi impossibili, o forse la gente sorride coi tagli. Siamo già morti. Non dai nostri rimorsi. Io non l'ho visto, ma sono cristiano. Prima di essere un vero italiano. Caccaia. Bravo. Ma urla. Sei impazzito male. Sì. Le strofe. È molto rock. Mi piace tanto. Adesso. Mi piace un botto. Lo sbocciato hardcore così. Oh. Raga. Si vede che Gesù Cristo. Grazie. Grazie per delle novità. Grazie. Oh, è tornato al core, è tornato rock. Tornato è rock. Molto rock sta roba. Se non l'avete capito, siete dei disadattati. Cosa c'è di bello? Le chitarre, anche se sono mitigate dall'elettronica, certo. Chi ha l'orecchio. Le forme dei ritornelli sono molto hardcore. Punk hardcore. Il cantato hardcore. Come cazzo è possibile che per portare dei contenuti e delle cose intelligenti dobbiamo discostarci da quello che viene chiamato rap?
com'è possibile? Perché adesso Salmo ha dovuto fare una canzone figa con delle... Adesso andremo anche a leggere il testo. Produzione è sua? Credo di sì, credo che di sia solito. Sua una bella canzone sociale, cazzo, ha fatto satira sociale. Ma mica quella però, che di solito non capite. A un certo... Tanto la canterete tutta a pappagallo, ma non capite cosa dice. A un certo punto, Barlo, mi è sembrato di sentire quello che adesso il pop da classifica. L'idea che ha tirato fuori, che erano sociale. Retorica, critica, satira e serie. Sì, sì, sociale. Mi sembrava quella roba di pop che viene fuori adesso, classici cantanti pop che vanno a Sanremo a portare mezzo la canzone, capito, che porta questa critica sociale, e tutti quanti ci siamo dimenticati che questa critica sociale che portano a Sanremo adesso era parte integrante del movimento rap hip hop. Era. È tuttora, però ce lo siamo dimenticati. È più facile che lo porti un artista pop perché è dato a quella fascia di età che siamo... Che se lo ascoltano di più e non solo il ragazzino che fuma le cannette. Capito, il ragazzino che fuma le cannette, questa roba non gliene frega un cazzo. Gliene frega adesso perché Salmo. Perché Salmo è Salmo il mio idolo e quindi adesso la canto a memoria. Ma come ripeto, non so se l'avete capita, adesso cerchiamo di spiegarvela. Testi di coccio. E io però sono contento che il ragazzo, che Salmo faccia una cosa del genere. Si distacchi sempre dalla massa di coglioni. Questa è molto rap e molto punk come filosofia. Questa è l'Italia, quindi spaccato dell'Italia, visto dai suoi occhi. Scuola alle suore, scuola del cuore, senza lavoro, senza rancore. Qui ha preso molto Quentin 40, molto adoro Quentin lavoro, 40, rancore. Sì, sì, sì. Ovviamente racconta uno spaccato dell'Italia, come si dice, scuola alle suore, molti di noi, io no, però io molti sì, di noi prima dell'asilo hanno fatto la scuola delle suore. Non anche prima dell'asilo, prima dell'elementare, all'asilo c'erano le suore. E comunque questo non è uno stato totalmente laico, anche se sulla carta è così. Poi chi ha da dire si informi. Scuola del cuore, ovviamente facendo riferimento calcio. Al calcio. Adoro quest'Italia, anche se non senza sono senza lavoro e senza nessun rancore. Pistole e dialetto, parlano stretto. Frate, non è che non sento, è che proprio non capisco che cazzo hai detto. C'è quest'Italia che è ancora semi analfabeta. E qua non è una critica al dialetto di Salmo, perché secondo me il dialetto è bello, va tenuto vivo. Assolutamente. Ma va imparato anche l'italiano, raga. Caffè ristretto, caffè corretto, ristretto corretto, l'estate, il cornetto, il fotografo. Ragazzi, cresciuti al campetto, gol per l'Italia. Poi scendere in piazza per fare una mazzata. Lo spaccato del ragazzino che è le classiche abitudini da italiotto e il calcio. E il calcio. Solo ragazzino. E il calcio. Baciare gli anelli di mani mozzate, quindi la mafia. Pesantissimo. Disoccupati per con ferie pagate. La casa integrazione, gente che voto Grillo perché mi dà il sussidio. No, cos'era il cittadinanza, il reddito. La mafia non fa la vacanza, ti uccide d'estate. Questo è un dissing a quel ex Iena di Pipe che diceva: ha fatto il film, no, la mafia uccide solo d'estate. Ma meglio che non parlo di quello che penso di loro. Ci fanno una serie TV e tutto è già visto come un déjà vu, quindi Gomorra, Suburra, adesso hanno fatto anche il film di Cucchi. La serie TV molte volte in Italia è per portarvi dei problemi, altrimenti non affrontate, non vedrete, però non dovete mitizzare quelle cose, perché viverle, perché siete veramente analfabeti e quindi se non c'è la televisione è inutile, non esiste, voi non leggete. La tecnologia che ci porta lontano, facciamo fatica a parlare italiano, quindi riprendendo ancora l'italiano, ora ho problemi sociali, fortuna quest'anno vinciamo i mondiali. La tecnologia ci porta lontano, abbiamo la globalizzazione e la connettività in tutto il mondo, ma ancora adesso noi non riusciamo ad esprimerci correttamente. Non è il fatto di azzeccare il verbo o l'articolo, è il fatto di esprimere dei concetti sensati. Il concetto sensato. Ritornello. Sedetevi comodi, incomincia lo show come volare in economy ma senza le buste del vomito. Corpi vestiti di graffi, quindi le griff, i graffi. Sì. Le facce che cercano schiaffi. Ma trovano sempre gli applausi, 90 minuti di applausi. Però capito? Io ti posso dire una cosa, Sam, io ti voglio bene. Però poi anche tu ti circondi di questa gente qua. Ah, botto. Cioè ci vuole anche autocritica. Ah, ma magari anche autocritica la canzone. Ma si guarda intorno e vede questo. Sì, hai una mente contorta. Chiudi la bocca o ti leva la scorta. Pesante. C'era una vecchia vignetta di Silver, Kativik. Sì. Che lavoro fai? Io faccio il pentito di mafia. Che lavoro fai? Io faccio il pentito di camorra. E facevano vedere l'ufficio di collocamento dei pentiti con i vari sportelli. Pentito di mafia, di camorra, di andrangheta, di Sacra Corona Unita. Il lavoro faceva il pentito. Informazione, sai, qui non informa. I razzisti che ascoltano i pop qualcosa non torna. E i razzisti anche che lo fanno, tra le altre cose. Però poi devono dire di no, perché sennò non suonano in certi posti. L'Italia è il suo fascino snob. Milano è l'asciuga e lo smog. Un'opera vecchia che dura da un tot e non trova un finale come Turandot. Bella. Turandot è bella, è la mia opera preferita, non c'è un finale, si lascia intendere, certo. Però è violentissima. Poteri forti, aprono i conti ma chiudono i porti, rubano i soldi, impossibile opporsi, la gente sorride con i tagli sui polsi. Allora raga, noi abbiamo attaccato Jamie Tights l'altra volta perché parlava di politica su un social network. Qua invece c'è Salmo che dall'alto del suo essere underground mainstream ti porta a una barra dove spiega la situazione per
perfettamente, non ha avuto bisogno di fare di teatrini e cazzatine, di accusare, fare nomi, babbiarsela. E ti ha già capito, hai già capito di cosa parli. Esatto. La gente sorride coi tagli sui polsi, raga. Ci stiamo ammazzando, ma siamo felici di farlo. Bisogna sempre far vedere che va tutto bene. Pronto soccorso, siamo già morti. Lontano in un mare di odio, affogati dai nostri morsi. Qua è passaggio hardcore, emo, che deve venire fuori. No, ma questo mi ricorda tanto, tanto, tanto quel filone hardcore degli anni 90-2000. Io non l'ho visto, ma ci conosciamo. Odio la chiesa, ma sono cristiano. Prima di essere un vero italiano, cerca di essere umano. E qua è JPK. Sì, è tutto quello che mi piace. Non posso dire di no, è tutto quello che mi piace. Prego, se devi... vabbè. Okay, ritornello. Strofa 3. Ah, questa è la strofa, quella commerciale che deve fare lo spot al reggaeton, facendo il reggaeton. D'estate in Italia, influenza latina, cercano la hit estiva, rum e cocaina, codeina. Sembra che c'hanno la tosse canina. Forse la codeina. Certo. Slaccio la cinghia, ciupami, ciupami, pinga. A sti rapper di minchia, gliela do vinta. Ritornerò in cima per dargli una spinta. Un po' forzato. No, gliela do vinta dicendo: guarda, lo sto facendo anch'io. Te la do vinta, faccio la trap, faccio il latino. Avvisiamo i signori che serve, sta per schiantare al suolo. Sì. Ah, c'è la cintura e buona al mic. Può essere che Salmo dica: io con questo disco sto tornando a fare il rap, e il tuo rap, quindi il tuo aereo, si sta per schiantare al suolo. Però minchia, pure mi ricorda sempre Bassi Maestro quando diceva: very pop, very pop, la trap è merda, siete dei mini pony, siete dei ciupa ciupa, siete dei minchia. E poi ti fai featuring con Vegas e poi ti spinge il trapperino. Quello che e poi si mette prima a fare la trap. Anche Salmo ha fatto la trap. È quello che dicevo anche io prima. Vabbè, ma ripeto, cantare sulla trap, ma portando delle cose che non sono quelle che ci fanno cacare, ma ben venga nella vita. Sì. Anche però poi, per arrivare a più però gente. Poi anche quando dici, come dicevi tu, quelli in crew con te arrivano al coroni, e dopo due mesi che stanno a Milano iniziano a vestirsi da minchia con gli occhialoni grossi a fare tutti quelli gnegne. Vediamo. È il solito coso di predicare bene e razzolare male. Non che io stia dicendo che alla fine Salmo è uno che si fa i cazzi suoi, è sempre stato sulle sue, non lo vedi a fare il buffone, cose del genere. Se devo prendere pezzo per il pezzo rap, io dico, raga, il migliore che ho sentito. Vorrei riascoltare un po' la base, perché la base era elettronica, ma aveva una spartitura molto rock, molto punk rock. Dovremmo ascoltarla con le casse. Adesso siamo qua con le cassettine di merda, dopo ci ascoltiamo bene nell'impianto. E quindi... per ora, se il disco. Ma perché io non ho ancora trovato una canzone di Salmo che abbiamo fatto che non ci è piaciuta? Ci sono canzoni di Salmo che non mi piacciono, ma non li abbiamo fatti, tipo Yoko Ono mi fa cacare. Perché non mi dice niente a me. È una bella canzone fatta con tutti i crismi, ma a me non mi dice nulla. Però non posso neanche lì dire che è una brutta canzone. Posso dire che a me non mi ha detto niente. Stiamo parlando anche di Yoko Ono, che è uscita tempo fa. Magari con l'evoluzione a livello artistico di Salmo lo porta a fare cose un po' più. Ma no, ma Yoko Ono potrebbe esserci un'altra canzone così dentro il disco, ma anche due o tre. Oh, cerchiamo. Io spero che il disco faccia cacare. Se sono belle canzoni, sono belle canzoni, pure che non piacciono a me. Questo. Però se una cosa non mi piace, non posso dire che fa cagare, posso dire che a me non mi dice nulla. Io spero. Però, raga, Salmo spacca, altri no. Che cazzo devo dire? Ma guarda che non è detto una cazzo. Raga, non siete Salmo. Cioè Salmo può permettersi di fare certe cose. Raga, d'ora in poi le chiusure saranno così. E chi si ricorda, chi sa, sa. E chi non sa, family friendly, raga, family friendly.